Adesso andiamo avanti perché arriva il momento del test della settimana. Ve l'ho anticipato prima in precedenza e andiamo con la nostra Lucia Damiata in questo che è il suo primo test dedicato alla gamma Verve Moto. A Napoli il concessionario di riferimento, in realtà il distributore per tutta la Campania e anche per le regioni limitrofe, è Topo Moto, un negozio insomma che da più di 20 anni a Napoli ha corso Vittorio Emanuele con tanti marchi rappresentati. E però insomma, è iniziato questa avventura un anno fa con Verve Moto, motociclette retro ma con contenuti tecnologici moderni sicuramente. Un'azienda che nasce dalle idee di due giovanissimi appassionati italiani che insomma dopo aver girato il mondo e realizzato tante trasformazioni si sono dedicati appunto alla realizzazione di queste motociclette. Ma non vi dico nient'altro perché scopriamo tutto in questo servizio. La storia di Verve Moto è fatta di stile e tanta passione. Nasce per volontà di due giovani amici che sviluppano insieme le loro idee, fino a far nascere un brand che di certo farà parlare di sé a lungo. Dopo aver girato il mondo e realizzato customizzazioni per diverse tipologie di motociclisti, nasce il marchio Verve Moto, ma è con il rientro in Italia che il progetto si rafforza. L'idea è di produrre veicoli di serie, dall'esperienza maturata con le trasformazioni. Nascono così moto classiche, dalla linea retro, ma con chiari elementi di design moderno e contenuti tecnici di nuova generazione. Le cubature sono 125 e 250 cm cubici, ma non è escluso che Verve Moto possa prendere il volo verso moto più grandi, anche alla luce del successo che questi modelli stanno ottenendo. Noi ce ne eravamo accorti al Salone di Milano lo scorso novembre, dove lo stand Verve Moto mostrava anche nuovi prototipi, segno tangibile delle tante idee che frullano nella mente dei suoi titolari. Arriviamo così allo store di Topo Moto a Napoli al corso Vittorio Emanuele, che con grande energia e passione è già da un anno distributore del marchio Verve Moto per tutta la Campania e abbraccerà anche nella sua rete le regioni limitrofe. L'occasione è quella di testare in strada la Classic S250, e per questo è pronta la nostra Lucia Damiata, che da tempo aveva espresso il desiderio e la curiosità di salire a bordo di questo modello. La Classic S250 rappresenta in toto il sogno dei fondatori di Verve Moto, e cioè produrre moto semplici ma con uno stile ben definito, affidabili e dai costi di acquisto e manutenzione accessibili per tutti, senza tralasciare il piacere di una guida brillante e corposa. La componentistica scelta per questo progetto la dice lunga sulle intenzioni di Verve Moto. Monocilindrico da 249 cm cubici raffreddato ad aria che genera circa 20 cavalli di potenza e per il quale è dichiarato un consumo di 30 km con un litro, mentre il peso si assesta intorno ai 130 kg. Sospensioni moderne con forcella a steli rovesciati e due molle posteriori che hanno garantito anche sul pavé napoletano una buona aderenza. Anche i freni sono di ottima fattura, con disco anteriore stretto da una pinza a doppio pistoncino e un secondo disco al posteriore, tutto più rassicurante. Serbatoio a goccia, sella lunga e comoda, cerchi a raggi da 17 pollici e soprattutto l'intero posteriore sono gli elementi che conservano lo stile retro della Verve Classic S250. Il dealer Topo Moto si è poi divertito a trasformare con alcuni dettagli stile scramber il suo modello, che hanno reso la moto davvero unica. But then I saw you walking by me, shining brighter, baby, than I've ever seen. Yeah. And I don't know what you got going on later, but right now I'ma take you to a place you know. Il resto, la Verve Classic S250 lo fa da sé. In giro per il centro città si lascia notare e ammirare, lasciando alle sue spalle la curiosità per questo sound unico che riporta indietro nel tempo. Una moto adatta a chi vuole iniziare o a chi ritorna in sella dopo una lunga assenza e vuole distinguersi guidando un veicolo bello, essenziale e semplice.
Attraversiamo così i borghi dei quartieri della Movida Napoletana, attesi per la meta finale dagli amici della Casita Retro, dove Lucia e Francesco terminano il loro giro a bordo del Verve Motoclassic S250. Allora Lucia, la tua impressione dopo questa splendida prova? Allora, le mie impressioni sono molto positive. Innanzitutto è una moto facilmente gestibile e anche per noi motocicliste, infatti la consiglierei a tutte le mie amiche motocicliste. La moto è facilmente gestibile sia da fermi che in marcia, infatti anche nel traffico è scattante. Il motore è grintoso, cioè sia ai bassi regimi che comunque agli alti, e si può andare con la versione 250 anche in tangenziale, quindi la consiglierei anche per una gita fuori porta. Sicuramente il piatto forte di questa moto è il look, e sì, è molto carina e mi ci vedo bene su. Si presta bene ad essere customizzata, infatti quella è uno spettacolo, e complimenti. Ovviamente dici anche il prezzo di questo gioiellino. 3.590 la 250, 2.890 la 125. A questo punto non vedo l'ora di provare la 125, ci vediamo al prossimo test. Ciao!